Ciao a tutti ragazzi Qui per Normal Comics. e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo nel primo episodio della serie delle prediction di Serie A. Inizierà dalla prossima giornata di campionato e iniziamo con Roma-Napoli, partita interessantissima per la Serie A. Napoli che per ora è primo in campionato, Roma che comunque sta andando bene e sarà una sfida davvero molto interessante. Noi la giocheremo qui su FIFA, la simuleremo, io prenderò il Napoli e Io Simone la la Roma. Roma. Bene, direi di iniziare. Ok, per la scelta delle maglie direi che quelle classiche Sì. rosse e azzurre vanno benissimo. Ok, campione 4 di coperto. Andiamo a vedere però le formazioni. Ok ragazzi, queste sono le formazioni per la partita di oggi. Allora, dalla parte del Napoli abbiamo in porta Reina, poi in difesa la classica difesa del Napoli, Koulibaly, Albiol, Isai e Gulam, centrocampo con il capitano Hamsik, Jorginho e Allan, e poi il trio Mercalli davanti, Insigne, Mertens e Calejón. Invece, dal lato della Roma abbiamo Ellison a porta, poi abbiamo Fazio e Manolas, Kolarov e Florenzi. Centrocampo fortissimo formato da De Rossi, Strootman e Nainggolan, e l'attacco sempre a 3 di El Shaarawy, De Frel e Dzeko come punta. Ok ragazzi, direi che è tutto pronto. Noi ci vediamo in campo. Siamo allo stadio olimpico per Roma-Napoli. Ed eccoci in campo ragazzi per Roma-Napoli. Stadio stracolmo di tifosi romanisti. Bellissima scenografia, tra l'altro, Mamma mia ragazzi, molto bellissimo. bello. Davvero stupendo. Grafica che comunque in quei piccoli dettagli è migliorata parecchio. Ecco qua gli arbitri che prendono il pallone. Questa è la classifica reale, però aggiornata alla scorsa giornata di campionato. Napoli primo. Ed ecco qua, ragazzi, la scenografia. Ecco Bello, molto bello ragazzi. qua i giocatori della Roma. C'è Nainggolan con la faccia scandalizzata alla perfezione. Anche Shaarawy ha fatto molto bene, devo dire. Il miglior attacco è quello del Napoli. Queste, vedete, sono tutte statistiche reali perché abbiamo messo la condizione live. Io direi che possiamo skippare. Ecco qua Caglione, ragazzi, guardate la maglia del Napoli quanto è realistica e bella. Ecco, vi ricordiamo, se volete acquistare delle maglie, che c'è sempre il sito che noi mettiamo sempre in descrizione da cui potete acquistarle. Ovviamente calcio a basso costo, con il nostro codice Paranormal Comics avrete il 2% di sconto. Qui la stretta di mano dei Rossi. Vabbè, direi che possiamo skippare Sì, anche se schizziamo. queste scene sono davvero bellissime. Tutto pronto, inizia Roma-Napoli. Azione, Dzeko dentro. È stato lanciato benissimo, prova Albiol a Ah! strattonarlo. E alla fine cos'è? È fondo. Albiol, mamma mia. Intervento durissimo. Sembrava fallo, invece pulito l'intervento del nostro difensore. Calcio di punizione per il Napoli e possiamo andare magari a un passaggio vicino. Speriamo che c'è qualcuno che la può prendere. E invece no. Addirittura facciamo ripartire la Roma con De Frel, che è velocissimo. Albiol, mamma mia, che Che intervento. chiusura, ragazzi. Molto molto gasato quest'oggi il nostro Albiol. Già due interventi cattivissimi, ma entrambi molto puliti, giudicati irregolari dal direttore di gara. E qui il Napoli riorganizza bene questo contropiede. Attenzione Allan, il contropiede del Napoli con Allan. Allan dentro. Allan. Alla fine buona questa chiusura della Roma, che evita un attacco incredibile del Napoli. Ma c'è ancora Napoli con Insigne. Insigne, dribbling destro. La parata di Alisson. Napoli leggermente meglio in campo, attacca di più. Qui ancora il pressing degli azzurri. Palla che arriva ad Hamsik, che la gira Insigne. Zona tiro. Insigne blocca Alisson. Bella parata. Mamma mia. Roma subito in difficoltà, che ora deve cercare di uscire da questa bolla che si è creata davanti alla tre quarti del Napoli. Attenzione Cross in mezzo. ad El Shaarawy, palla Oh! fuori. Palla fuori, l'occasione più importante probabilmente della partita. Vicinissimo al gol, La più ragazzi. È concreta con El mancato un Shaarawy. pelo. Mamma mia. E Reina trema. il Napoli qui stava per andare sotto, clamorosamente dopo una partenza sicuramente migliore dei nostri azzurri. Attenzione ragazzi ad El Shaarawy, quanto è veloce. Quanto è veloce, cross E gol dentro. ragazzi, De non c'è Frel. storia ragazzi, non c'è storia. Cross sempre molto pericolosi. E alla fine De Frel la mette dentro. Può gioire la Roma per un vantaggio un po' immeritato, però qui davvero Napoli preso Alla alla sprovvista sprovvista. ragazzi. Reina purtroppo non può fare nulla, era troppo vicina ragazzi. Arriva l'1-0 della Roma. Noi entrambi speriamo che in realtà non vada così. Però Dai, infatti, sono contento di aver segnato, ma non per l'esito. Speriamo che nella attenzione a realtà sia diverso. Gulam! 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 Cosa ha Wow! fatto?
Cosa ha fatto Gulam? Wow, ragazzi, Fusi Gulam. Gol dell'anno, il gol dell'anno ha fatto. Wow. Incredibile, un secondo dopo il gol della Roma arriva al pareggio. Si vede che è una partita equilibratissima. Ecco qua i tifosi che esultano. Li dribbla tutti, quest'ultimo dribbling è stato devastante. Poi si ferma, ragiona e la piazza là. Tiro sul secondo palo, imprendibile. Mamma mia ragazzi, due gol nel giro di praticamente un minuto. Infatti al 33esimo De Frel, al 35esimo Gulam. Partita subito riaperta, praticamente siamo sullo 0-0 ancora. Tante le emozioni che ancora dovremo vivere nel corso di questa partita. E subito il Sharawi vuole rimettere ancora in carreggiata la sua Roma. Il Ah, tiro però pessimo è fuori. tiro. Anzi no, il calcio Oh, d'angolo. infatti dicevo, gli ha tirato troppo storto. E allora Daniele De Rossi può andare al cross. Eccolo qua, attenzione a Dzeko, a Manolas, palla alta. Ai ai ai. Giorginio per Insigne, Giorginio per Insigne, Insigne, Insigne in aria, rigore, rigore, mamma mia, che Aia. intervento cattivissimo. Rosso diretto, ragazzi. Mamma mia. Enrico Fazio. Ma dovevo, per forza, ragazzi. Ci E ora o si prende una busta di carta oppure io me ne vado nell'altra stanza. Io nascondiamo. mi allontano da Simone per non farmi Io vedere mi dove la nascondo dietro punto. il mobile. Ok ragazzi, mi sto allontanando da Simone. E a chi lo facciamo battere? Lavaro. Direi Mertens. Non capisco però il puntatore. Ok ragazzi, il puntatore purtroppo lo dobbiamo levare. Vai. Gol! La rete! Porco! Di pochissimo, ragazzi, di Ero andato in pochissimo. corridoio per battere il rigore. Avevo appena Dries segnato. Mertens, il nostro rigorista. Sfortunata però la Roma. Però L'avevo azzeccato, ragazzi, guardate, il palo, avevo indovinato il palo. si è fatto un salto. Perché è saltato, ragazzi? Peccato, peccato, davvero È peccato. saltato l'ultimo, cioè sembra aver levitato apposta. Assurdo. Mannaggia. 2-1 arriva il gol di Mertens, sempre in gol il nostro Dries. Isai lancia Mertens. Mertens. E l'intervento ancora di Duro questa Manolas. volta Sì, però, sempre dai. Manolas, ragazzi. Si è ripreso nel secondo tempo. Manolas. Poi colpo di testa di Albiol. Palla sul fondo. Errore No, però della Roma con errornaccio. Insigne. Insigne. Di tacco per Palo merito Mertens. con ragazzi. Mannaccia. Dries. Che erroraccio, ragazzi. Che erroraccio. Ho sbagliato proprio. E va poi sotto i tifosi della Roma. Gesto non molto Apprezzabile. apprezzabile, però. Bella esultanza, Sì, bella però. esultanza, molto Molto di squadra. coreografica. Insigne la dà di tacco, ragazzi. Quasi no look. E poi sinistro nel 7. Ragazzi, dove l'ha messa? Dove Imprendibile. l'ha messa? Guardate qui ancora il tiro. Tanto la palla gli è passata attraverso la gamba. E Vabbè. gol incredibile. 3-1. Siamo ancora al 78esimo, si può provare un'ultima rimonta, però è parecchio difficile per la Roma. Allan, corridoio per Mertens. Dries, per la tripletta Mannaggia. personale. 4-1 e la chiude definitivamente. Dries Mertens. E manda un bacio sul suo scudetto. Sullo scudetto del Napoli. È incredibile, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Che Da 1-1 a 4-1. Il Napoli nel secondo tempo è sempre devastante. remontata, ragazzi. È sempre devastante, perdeva 1-0, è riuscito Un a gran tiro. pareggiare e poi tre di fila così. Incredibile, ragazzi. Il pareggio di Gulam praticamente ci ha salvato, poi Mertens si è scatenato, prima il rigore e poi questi due gol, uno più bello dell'altro. Ancora Mertens che ancora ha fame di gol. Direi basta però. E finisce la partita, finisce 4-1 per il Napoli. E andiamo a vedere anche l'animazione di Mertens che porterà a casa il pallone. Ovviamente lui ci tiene tantissimo. Ed eccolo qua, nello stadio olimpico fa tripletta. Chissà se sarà ancora, se sarà così, diciamo, anche nella realtà. Noi, ovviamente, da tifosi del Napoli lo speriamo. Magari. Qui un po' la delusione generale dei tifosi della Roma che stavano vincendo proprio con De Frel. Ed ecco qui Mertens che può esultare. E portarsi il pallone a casa, partita che finisce 4-1, ragazzi. Ovviamente non è questo il nostro la prediction che daremmo, ma è questa la prediction che appunto ci dice il campo di FIFA. Fateci sapere qui sotto nei commenti, secondo voi, come finirà la partita. Ovviamente chi azzeccherà
il risultato prima della fine della partita, prima dell'inizio anzi della partita, verrà nominato nel video successivo. Che dire ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Se non vi siete iscritti, fatelo. E niente, la parola manca su tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Bella!